saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio appena pubblicato da Viella dal titolo Conflitti di popolo, lo spazio politico di Orvieto negli anni 1280-1337 di Francesco Poggi, che abbiamo il piacere di avere nostro gradito ospite, al quale io, come nostra abitudine, lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante saggio. Quindi prego a lei, dottor Poggi. Allora, saluto tutti, io sono Francesco Poggi. Il saggio è appena pubblicato e sono contento di poterlo presentare, poterne parlare così fresco di stampa. È frutto dei lavori che ho condotto durante il mio dottorato, che poi ho proseguito e ampliato. E come dice già il titolo, l'interesse mio principale, che era nato tra l'altro durante la tesi magistrale, perché io avevo già studiato quel Orvieto nel basso medioevo, già in occasione della tesi magistrale, ormai 8 anni fa, un po' di più, 10 anni fa, e mi era interessato a questo piccolo comune dell'Umbria, che però aveva una storia molto, molto vivace, soprattutto fra 200 e 300, e all'epoca non era nemmeno così piccolo proporzione, e mi ero in particolare interessato a questo regime di popolo che aveva governato la città nei decenni a cavallo fra il 2 e il 300. Ho continuato gli studi a partire proprio da quelle che erano l'attività minuta del governo cittadino, quindi le sedute consiliari, che cosa si dicevano durante le sedute consiliari. Ho preso proprio i resoconti delle sedute consiliari, andandomi a sfogliare quello che veniva detto durante ogni seduta, cosa dicevano, quali erano gli ordini del giorno, quali erano gli interventi, quali erano i metodi di voto e quali erano gli esiti di queste sedute consiliari. E partendo da questa documentazione ho allargato il campo, inserendo questa documentazione poi in quella che era l'attività quotidiana, come dire, del contesto più ampio, regionale, e di tutta la penisola, perché comunque Orvieto era a metà fra Firenze e Roma, fra la Curia e una delle principali piazze politiche, finanziarie, culturali di quell'epoca, e subiva ovviamente non solo l'influenza, ma era strettamente collegata a ciò che succedeva a Roma. Il Papa aveva un suo palazzo a Orvieto. Spesso ufficiali fiorentini, anche Corso Donati di dantesca memoria, lavorarono e prestarono servizio a Orvieto. Quindi era un centro che, per quanto periferico, potremmo dire così, era una periferia molto vicina ai centri fondamentali della penisola italiana e dell'Europa occidentale. Questo creava una situazione per cui era possibile vedere come queste grandi, è stato possibile vedere come queste grandi autorità influivano su una realtà, su una realtà politica tutto sommato minore, ma anche vedere come le forze politiche locali si gestivano queste, certe volte anche ingombranti vicini, e come si posizionavano in relazione a questi ingombranti vicini, e come tutto questo contribuiva a plasmare la politica orvietana, la politica di un comune e, come dire, come le categorie che noi utilizziamo per studiare la politica, e quindi la categoria appunto del popolo, la categoria di, no, quelle sarebbero i regimi di popolo, cos'era poi nel concreto di 50 anni, in teoria, di regime di popolo, e quindi un regime che è interessato a fondare su certe istituzioni, su certe prassi istituzionali e documentarie. Poi nella pratica quotidiana che cos'era e chi c'era, che cosa faceva, che cosa facevano quelli che erano dentro, quelli che si definivano di popolo, quelli che governavano davvero, e come governavano quotidianamente. Perché poi governare voleva dire gestire una massa di impegni quotidiani che potevano andare dalle spedizioni militari nella Maremma alla costruzione del palazzo per il Papa,
istituire un torneo per l'arrivo del Papa e della sua curia, e tutte queste cose diventavano poi argomento di discussione, perché diventavano anche argomento di prese di posizione. Chi si opponeva in città alla spesa per il torneo del Papa, e chi si opponeva alla spesa per il torneo del Papa poteva essere una scelta, come dire, dettata da un'attenzione al rigore ai fondi cittadini, ma poteva essere anche una presa di posizione, come dire, un modo per dimostrare una certa opposizione al pontefice. E quindi ho cercato di ricostruire se vi erano delle politiche di lungo periodo condotte da dei singoli attori politici, andando a osservare come si posizionavano di volta in volta e come le politiche del comune, della città di Orvieto, in realtà poi non è che fossero le politiche di una città, ma fossero le politiche di una parte che governava quella città, e che quindi doveva continuamente contrattare e scontrarsi con chi si opponeva a quelle politiche, perché anche semplicemente andare in guerra per la città voleva dire spendere, mandare delle persone in guerra, spendere per dei soldati. Quindi chi avrebbe sostenuto quelle spese? Perché la città ovviamente aveva dei suoi fondi e ricavava però dalla tassazione, quindi erano i cittadini che sostenevano quelle spese, i cittadini e gli abitanti della campagna intorno. E quindi conquistare un territorio voleva dire poi gestirlo. Chi è che quindi aveva sostenuto le spese e chi lo gestiva? Perché le due cose non necessariamente coincidevano. Nel caso poi di Orvieto, coincidevano molto poco, per cui la gestione poi delle grandi terre maremmane non fu ovviamente data in gestione in maniera generale alla cittadinanza, ma anche per motivi in parte anche pratici, ovviamente gestita attraverso ufficiali che venivano inviati là, che però appunto avevano magari spinto perché questa campagna militare fosse condotta, e quindi il fatto che poi diventassero ufficiali di quelle terre non era indifferente. Una campagna militare poi durò quasi 10 anni, perché ovviamente ci si mise di mezzo il Papa Bonifacio VIII, che aveva delle mire anche lui su quei territori, intervenne Siena, a un certo punto intervenne Firenze. E quindi ovviamente diventava anche una questione su come porsi rispetto al Papa, e quindi, e certe volte poi vi erano anche delle questioni locali che diventavano generali, ad esempio rivalità familiari fra due famiglie, che poi diventavano anche prese di posizione differenti. Quindi magari io mi opponevo a certe politiche cittadine perché erano promosse da una serie di famiglie contro le quali io avevo una rivalità che era magari pluridecennale. Quindi l'obiettivo che mi ero posto era cercare di ricostruire questo spazio politico, questo insieme di relazioni che si intrecciavano e creavano appunto uno spazio di politica, di attività politica, che per 50 anni ha, come dire, il mio obiettivo l'ho delimitato dal momento in cui il popolo prende il potere, questa forza politica si definisce popolo nel 1280, fino a quando muore il grande signore di Orvieto, Manno Monaldeschi, che poi era un signore, però si definiva vessillifero del popolo, e quindi anche lui riportava questo regime di popolo, almeno si rappresentava come esponente di questo regime di popolo. Poi dopo, pian piano, la peste e un declino demografico ed economico già iniziato porteranno Orvieto a perdere una centralità che si era ritagliata, e quindi per questo ho deciso di chiudere con questo, col 1337, però mi è interessato in questo momento in cui Orvieto si ritrova a giocare un ruolo che per certi versi è un ruolo più grande di lei. Mi è interessato vedere allora cosa voleva dire scavare dentro e vedere che cos'era questa politica cittadina nella sua concreta attività quasi quotidiana, e quello che cosa voleva dire per gli attori che vi erano dentro, chi erano, come si definivano, che schieramenti costruivano e come potevano, volendo, passare da uno schieramento all'altro. E questo è stato quindi l'obiettivo che mi ero posto e che ho, spero, almeno in parte, aver conseguito. È sicuramente un aspetto molto interessante, anche perché è un momento cruciale dello sviluppo, del passaggio in Italia tra comuni di popolo e signorie, e quindi
è una fotografia di un determinato momento storico in un territorio importante, in una cittadina che è sicuramente, come dire, stretta dalla morsa di potenze più forti nei suoi dintorni, ma che riesce a mantenere un'identità e una realtà ben precisa. Quindi è uno studio di cui c'era bisogno, secondo me. Sì, anche perché quando lei diceva appunto di questo momento di passaggio fra comuni di popolo, signorie, a questo punto questi 50 anni permettono di osservare grandi trasformazioni, perché appunto nel 1280 si afferma questo regime e si definisce di popolo, 40 anni dopo scarsi si afferma un altro regime che invece si definisce guelfo e grande fedele del Papa, poi ritorna un altro regime, si definisce di popolo, poi si sale al potere questo signore, però si definisce come dire, no, un vessillifero del popolo, quindi non un signore. E in queste trasformazioni vi sono delle figure però ricorrenti, vi è la figura della curia che anche quando va ad Avignone lontana in realtà è sempre presente, è sempre vicina, perché poi a 30 chilometri c'era quello che doveva essere l'ufficiale del Papa in quelle terre, che formalmente erano terre della Chiesa. Formalmente lì era tutto territorio che era soggetto alla Chiesa, almeno formalmente, poi in pratica ovviamente era differente. E quindi, come dire, da un lato c'è quello che, come dire, quello che un governo dice, e dall'altro è quello che fa, ad esempio il governo che si definiva ultraguelfo del 1315, una delle prime cose che fa, attacca e assedia l'ufficiale del Papa che aveva sede appunto a 30 chilometri da lì, e poi tra l'altro cadrà proprio perché questo tentativo di cacciare da quel territorio l'ufficiale del Papa fallirà. Quindi diventa un'entrata anche un incrocio di rappresentazione politica e poi di pratica, che non solo non coincidono, ma com'è che le varie forze politiche cercano di far combaciare da un lato quello che dicono e dall'altro quello che fanno quando sono manifestamente così diverse. Poi certe volte non è una cosa così differente da quello che possiamo osservare anche in pratiche politiche contemporanee, perché ciò che un politico dice non necessariamente ciò che fa, e com'è che allora si tiene da un lato la rappresentazione e dall'altro quello della pratica. Certo, è una dimostrazione che poi certe cose non cambiano mai. Sembra di parlare dei giorni nostri, no? Tra ciò che si promette, ciò che si fa, ciò che si dice. E questo succedeva già allora, e anche allora, diciamo che poi a pagarne le spese erano sempre i poveracci. Perché diventa una questione particolare, perché poi ciò che si dice e ciò che veniva detto poi veniva anche chiesto, perché se si era detto una cosa, poi vi era anche delle persone che quella cosa la volevano una volta che era stata detta. Quindi, se ad esempio si era detto che sarebbe arrivato del grano dalla Maremma, in quel caso, poi quel grano doveva arrivare, perché se non arrivava era un problema. Anche se poi, ad esempio, quel grano non poteva arrivare perché fin dall'inizio si sapeva e non sarebbe arrivato per motivi strutturali. Questo creava delle situazioni molto interessanti, perché permette a noi di osservare come queste forze politiche dovevano relazionarsi continuamente con il contesto in cui agivano, e permette di avere davvero un primo piano su quella che è il continuo intrecciarsi di pratica e rappresentazione politica, e perché anche quelli che appunto avevano magari meno potere politico, meno capacità di interagire, però in certi momenti potevano farsi sentire, e in che modo? Ad esempio, a un certo punto a Orvieto c'è una grandissima manifestazione in piazza in cui chiudono il governo nel suo palazzo, iniziando a urlare, perché sono stanchi di questa guerra in Maremma, che nonostante tra l'altro una guerra vittoriosa, però, come dire, queste vittorie materialmente non portano nessun beneficio. E quindi il governo si affretta a dire no, allora la smettiamo, la smettiamo, la smettiamo. Tra l'altro è interessante perché il governo di popolo inizia a dire questi popolari che si sono scontenti, quindi come dire, era un governo che stava rendendo conto a coloro che in teoria lo supportavano.
e che però erano stanche evidentemente di questa, delle politiche che quello stesso governo portava avanti. E è interessante perché appena la protesta si calma, iniziano subito una serie di politiche per, da un lato, riprendere la guerra, da un lato però anche, come dire, farla passare come una vittoria di chi protestava, e quindi si danno anche concessioni di certi tipi, si permette a una parte dei soldati, ad esempio, di tornare a casa, non tutti, solo una parte, e così si rompe anche il fronte delle proteste. E questo appunto diventa interessante osservare come venivano condotte, anche, come dire, come si rispondeva alle proteste esistenti. È sicuramente un libro interessante che vale la pena di acquistare, perché è una lettura che ci fa capire bene certi meccanismi del potere all'interno di una città medievale. Quindi io ricordo il titolo, che è Conflitti di popolo, lo spazio politico di Orvieto negli anni 1280-1337, appena pubblicato da Viella, e l'autore è Francesco Poggi, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro ospite. È stata una piacevolissima chiacchierata, davvero. Ottimo, io vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito, che è www.italiamedievale.org, e di seguire anche il nostro canale YouTube, dove troverete questa video presentazione e anche tutte quelle realizzate finora. Grazie ancora, dottor Poggi, e a presto. Grazie, arrivederci a tutti. Amen.